Namaste, io sono Istabrave, bentornati in un altro episodio di Battle Chasers Night War. Siamo pochissimo prima del boss. Ho fatto un po' di cambiamenti per quanto riguarda l'equipaggiamento, ma non troppa roba. E tra l'altro la ricetta che abbiamo trovato per l'alba rossa richiede un bel po' di roba che in questo momento non ho. Però richiede anche la spada arrugginita, quindi immagino sia un'arma molto molto potente. Allora intanto vediamo pure di usare questo, così siamo pronti per il boss vero e proprio, e vediamo un po' che cosa ci aspetta lì, e poi vedremo di tornare indietro e fare tutto quanto il resto. Ma intanto vediamo se riusciamo a fare lui. È fatta, gli scudi sono scomparsi. Forse è troppo tardi, sta ancora uscendo qualcosa. Non possiamo arrenderci ora. Forse non abbiamo scelta. Guardate, il maestro è pronto a riceverli. You've killed my underlings, but bargains shall still rise. August shall bring fire to the world. Hope you guys have a plan for this. We never have a plan. Prosthetic glitch. Why does my body wither? The ritual. It was interrupted by this mortal Destro will. Destroy is insignificant. I will burn the world to ash. Beginning with you. Una boss fight vera e propria. A quanto pare abbiamo fatto qualcosa. Infatti è rimasta solo la testa, a quanto pare, di Bargus l'Empio, che ha 9280. Wow. Abbiamo una tripla cosa, quindi direi che possiamo cominciare. Allora vediamo. O facciamo un assalto implacabile. Sì, facciamo un salto implacabile intanto sui nostri. Non possiamo stordirlo a quanto pare. Intanto facciamo un salto implacabile, che ci dà più critici a manetta. E andiamo subito di spaccacuore. Sì. Ho fatto 1000 e sanguinamento. Tu puoi preparare l'imboscata e tu puoi preparare l'abbraccio sanguinario. Tu puoi andare di assalto incalzante. Ottimo, 1500 danni, molto bene. Cominciamo a curarci, in questo caso mettiamo in scudo magico questi HP. Altri 700 danni, un po' di rapidità. Colpo del basilisco, ma lui è immune a stordimento e questa non è disincantabile, quindi non possiamo stordirlo, punto. Quindi ciò che possiamo fare è esecuzione. Dai, esecuzione. Tu puoi fare un altro abbraccio sanguigno, così non so quanto danno possa fare, quindi meglio non esagerare. E tu puoi andare di colpo rapido. Colpo rapido, così accumuli un po' di sovraccarica che andremo a utilizzare. Vediamo quanto male fa. Evoca gente? No. Mi ha mancato uno, mi ha fatto 1000 danni sugli altri e se n'è andato via. C'è un arciere, uno scheletro rapido risorto e un mago. Ok. Uno è invisibile, tra l'altro. Ok, quindi è un po' più difficile. Intanto andiamo così. Ci curiamo subito, molto bene. Abbiamo quasi fatto fuori uno subito. Attenzione a questo mago del fuoco, che ci fa ustione, purtroppo. E questo mi dà anche qualcos'altro? No. Tu puoi fare l'ultra, ma puoi fare soprattutto rimuove debuff dagli alleati. Lui si è messo più rapidità. Togliamoci un debuff, in questo caso abbiamo tolto la cosa, perfetto. Andiamo di frenesia sanguigna? Dai, andiamo anche di frenesia sanguigna. Tanto Red Monica non va più celata, quindi posso utilizzarlo al meglio. Tu puoi fare 800 danni, questo lo uccidiamo intanto. Adesso vediamo lui. Aia, 500 danni. Adesso mi faccio male ogni volta che tocca a me, però. Perché possono attaccare così tanto questi qua? Attaccare 4-5 volte alla volta. Madonna. Debuff casuale. Andiamo di fortuità. Andiamo si sto. Proviamo a stordirlo a sto punto, perché sennò agisce ogni 2 secondi. Per vedere questo. Assalto vampirico, direi di sì su di lui. Che non so neanche quanta energia abbia. C'è bisogno di bloccarlo subito. Ok, non c'ha tantissima energia per fortuna.
Ok, abbiamo curato un po' Red Monica. Adesso Red Monica dovrebbe ucciderlo. Perfetto. È rimasto il maghetto. Allora, tu vai di ultra? No, aspettiamo di accumulare l'ultra per più avanti. Quindi nel frattempo cosa facciamo? Tu attacchi lui, tu vai di abbraccio. C'ha ancora 1000 di energia circa. Questo è un attacco di ustione. Adesso vediamo di curare anche le cose con bomba purificatrice. Ah, mi è morta Monica. Aia. C'è bisogno di mettere Monica, di tirar su Monica velocissimo. Allora, resurrezione minore? Resurrezione minore. Prima di riaffrontare il boss, direi che andiamo di curarci un attimo. Allora, tu puoi toglierti debuff. Rimuove 2 debuff da se stesso. Mi sono tolto il debuff di maledizione, va bene. Abbraccio sanguigno? Certo che sì. Non uccidere tutti, per favore. Ok, tu ti prendi una pozione. No, tu fai la bomba purificatrice. Attenzione a non morire. Ottimo. Tu devi lanciare una curativa di gruppo? Dai. Così adesso ci curiamo doppiamente. Ottimo. E intanto tu ti becchi un assassino, ti ucciderei. Andiamo con questo. Lacerazione. Dovrebbe essere quasi morto. Abbiamo ancora crediti. Madonna mia. Cura, rimuove debuff da ciascun alleato. Bomba purificatrice. E tu fai rabbia. Noi ci curiamo un po'. Madonna, quanto danno mi fa la cosa. Ok, mi ha tolto un po' di roba. Questa è anche troppo, però va bene. E tu muori. Ottimo. Ondata completata. Adesso manca il boss di nuovo, che ha metà energia. Noi siamo al massimo di cose, quindi tu puoi fare questo che ti fa diventare gelato. Hai un bonus di 25 al danno, che non è male. Andiamo di morte strisciante. Ogni carica infligge 78 danni perforanti. Poca roba. Questo fa un sacco di danno. Però continuo a preferire il resto. Quindi magari possiamo curarci? No, allora facciamo esecuzione. Tu curi, non puoi curarti. Avrei dovuto usare pozione di mana. Ce n'è una un po' più forte. Sì, pozione media prismatica. Ce n'è una più forte dell'altra, questa. Ok, attenzione a cosa fa lui. Lui sta ancora sanguinando, tra l'altro. Quindi tu fai questo. Vediamo se Garrison riesce a fare il critico della vita. Adesso conviene che faccia questo. Gli fa 1000 danni e altro sanguinamento. Dai. Se mi fa un critico ancora meglio. 1900. Ottimo critico. Ottimi critici di seguito. Perfetto. C'ha 1000 di energia. E ha quanto? 188 danni perforanti ogni tacca. Quindi devo ancora fargli un migliaio di se tu fai questo agisci prima, perfetto. Attenzione che lui sta preparando il colpo, quindi devo fargli più danno possibile nel più breve tempo possibile. Ottimo. Monica, devi colpirlo. No, riesco a colpirlo ancora con quell'altro prima. Gli facciamo un bel danno da ustione, perfetto. Lui si becca 70, si prende 250 danni, quindi basta che lo uccido così. Ottimo. Ce l'abbiamo fatta a uccidere Bartus. 600 d'esperienza per noi. Vediamo se riusciamo ad arrivare a livello 23. Sì, con Alumon. E ha oscurità opprimente e 2 punti di potenziamento. Oltre che ha un po' di cose varie, tra cui i frammenti. Il frammento di teschio di Bargus e la pietra del purgatorio. E la lente del passaggio. Tutta roba strana. To still be alive, you mean? This lens the Lich possessed. It is a lens of passage. The portal Parkus came through. Think of it as a door. What good is that to us now? The portal is wrecked.
This one, yes. But there is another to the north. I could find no way to pass through it. And hold on. You want to go into some portal that thing just came out of? Do you even have a clue what's waiting on the other side? No. Of course not. Ok, siamo riusciti a fare un altro dungeon. Altro achievement sbloccato per noi, una cassa eroica, vediamo subito che cosa contiene. Olio, banana, pozioni, frammenti di lapidossa, un cuoio borchiato osso scuro che è per Red Monica, quindi vediamo subito se è decente per lei. Sì, è molto buona. Prendiamola pure. E ce l'abbiamo fatta, non c'è null'altro, quindi possiamo pure uscire da qua. Sarebbero un po' di pesci da pescare, ma in realtà non è che mi servono più di tanto in questo momento, quindi comunque possiamo uscire direttamente interagendo qua. Molto bene, siamo riusciti a farcela, adesso il nostro... possiamo ritornare indietro con quello che abbiamo, pietra del purgatorio, adesso vedremo di tornare un attimo a Darsway prima. Con la lente di passaggio potremo attraversare i portali utilizzati dagli sgherri di destra. Se non sbaglio c'era un portale che avevamo visto l'ultima volta ancora nella caverna di Balefire, quindi vediamo intanto di tornare indietro a Darsway, così possiamo vedere se ci sono altre cose sbloccate. Sicuramente abbiamo un po' di cose da vedere di qua. Ci viene chiesto di andare in cima là, ho capito, quello è il portale, il portale per la zona nord, come potete vedere. Mentre se andiamo qui, intanto possiamo parlare con la tipa. Ferma, trasporti qualcosa di potente, posso sentirlo? È una pietra purificante, ce l'hai con te? Beh sì, l'abbiamo trovata dopo aver ucciso Bargus. Dopo aver fatto cosa? Avete ucciso un demone e non siete venuti a dirmelo subito? Sembrava divertente, ma avevamo altro da fare. Ascolta, ci vorrebbe troppo tempo per spiegare, quindi ecco la versione breve. È un bel po' che non riesco più a incantare nulla dalla mia torre. E una pietra come questa è proprio l'ultimo elemento che mi serve per risvegliare le mie facoltà magiche. Permetti che la prenda io e la metterò a vostra disposizione. Non avevamo intenzione di usarla in altri modi, quindi perché no? Fantastico, avete ucciso un demone. Pare che la vostra comparsa sia stata provvidenziale, c'è molto di peggio da queste parti. Già lo sappiamo, davvero. Why? E abbiamo il tavolo da incantatore direttamente da poter utilizzare qua. Quindi ottimo che abbiamo questa cosa. Possiamo... Per caso sapete chi ha distrutto la mia insegna? Noi. E hai anche da vendere un po' di altre magie. Non costano neanche tanto, ma per adesso lasciamo pure stare. Abbiamo degli oggetti da vendere anche. Passiamo un attimo dalla cacciatrice qua. Possiamo migliorare ancora. Vediamo. Alumo, non è tanto che la tua magia è particolare. Adesso possiamo... Intanto possiamo migliorare sta cosa. Ok. Troverai materiali di altissimo livello. Cacce nuove ce ne sono? No, non sono sbloccate cacce nuove. Nella merce cos'hai? Ah, la penna del narratore, c'è un po' di... No, queste sono cose che ti avevo già venduto, giusto? Se non sbaglio. Sì, perché c'è scritto ricompra. Zana di Lancelot, queste sono tutti i materiali per poter creare alcune delle cose, tipo questo e questo, sono questo e per creare le pozioni speciali, insomma. C'è un po' di roba abbastanza interessante. Facciamo un giretto anche qua, che non si sa mai. Forza equipaggiamento, questo ci manca ancora, la zanna di vampiro antico e anche le componenti epiche. Qua c'è demone di sangue nuova, questa è anche nuova, sono tutte nuove, questa è bella anche come spada, deve essere. La mazza vampiri, questa sicuramente la andiamo a comprare. E questa invece dal bastone di Giandai poi sono cose che avevamo già visto in precedenza. Queste appunto sono le 6 armi nuove. Vediamo pure di metterla su ad Alumon. Eccolo qua. Possiamo vedere. Questo è uno scudo vero e proprio. Sì, bello. Loda il sole, sembra molto. Parliamo un attimo anche qua. Parliamo un po'. Bella giornata. Niente di interessante. Possiamo parlare anche qua. Ovviamente tu sei già al massimo, quindi non hai... Hai la pozione curativa celestiale adesso, che c'è. È la versione più alta ancora del maggiore, che non è niente male come cosa. Dovrei venderti un po' di roba.
Allora, l'anatema dei negromanti la mettiamo via. Questa la mettiamo via. La spada di rituale è molto bella, ma dovrei fare un po' di cambi. Questa la vendiamo, questa la vendiamo. E queste robe qua le teniamo. Andiamo un attimo a fare un saltino dal collezionista. Anche che abbiamo questo da poter dar via. Possiamo guardare la merce. C'è la chiave del potere e il baluardo dell'eterno, che è ancora meglio. Quindi forse a questo punto dovrei prendere questa. E qua abbiamo qualche cosa interessante. Pietra del basilisco. Qua ci sono dei consumabili vari. Qua ci sono queste. Non ci sono ancora. Non c'è ancora la cosa. Questa mi darebbe meno schivata, meno critico, però più danno bonus e più vigore. E oltre che al fatto, ogni turno rigenera salute. Prendiamolo. Quindi addirittura meglio di quello che ho. E così possiamo vedere anche questa alternativa con l'occhio di Sauron davanti. Ok, detto questo, cosa facciamo? Cioè abbiamo Caldeus da fare sotto, che era a livello 20, quindi secondo me con questo party riusciamo a farlo. Quindi andiamo pure qua nelle terre selvagge meridionali e poi vediamo di affrontare lui. Quindi ci avviciniamo, vediamo di ritornare dove eravamo, insomma. Combattimento facile facile. A proposito di questo, di combattimento facile facile, qualcuno ha fatto un livello qua, giustamente, quindi dovrei andare sotto i suoi potenziamenti e anche le sue abilità che non ho visto. Allora, intanto lui ha imparato, eccolo qua, oscurità opprimente, infligge 700 se il bersaglio effettua male al cane, ustione o congelamento, subisce lacerazione che incrementa i danni fisici. Quindi abbastanza buono, ma non buonissimo. Abbiamo ancora un po' di punti. Posso aumentare il potere curativo? Aumentiamo il potere curativo. E andiamo pure allora contro Caldeus e vediamo come ce la caviamo contro di lui. Quindi ritorniamo qua alla tomba di Caldeus. Dovrei anche impostare magari il resto del party per poter utilizzare calibretto Galli e il vecchietto, che non mi ricordo come si chiama in questo momento, Nolan. Andiamo a affrontare Caldeus allora, che è in fondo a questa stanza. Lo rievochiamo, vediamo un po' se sto giro ce la facciamo. Ok, siamo pronti, 6000 d'energia. Vediamo subito cosa fare. Allora, intanto vediamo di fare assalto incalzante. Lui è molto più veloce. C'è bisogno anche di tirarlo fuori da lì in qualche maniera. Tu puoi fare comunque il l'avatar dello scudo. No, l'abbraccio sanguigno. Ah, me l'ha spostati, ok. Questo puoi ancora farlo. Il colpo casuale glielo facciamo, che così lo tiriamo via dal celato. Cominci a tirarlo giù così. Gli facciamo l'ultra? No, non gli facciamo quest'ultra qua. Gli facciamo qualcos'altro. Proviamo a fare il colpo del basilisco su di lui. Ottima cura. Andiamo di spaccacuore? Andiamo di spaccacuore. Mille danni e sanguinamento. Au, au, au. Ok, sono ancora vivo. Stordito. Molto bene. Andiamo con trasfusione. No, qualcosa che faccia bagno di sangue. Questo colpisce tutti i nemici, ma è uno solo, quindi devo fare qualcosa che faccia più danno concentrato. Salto incalzante continua ad essere molto buono. Andiamo ancora di cura. E tu puoi andare con esecuzione, sarebbe utile, ma in questo momento cos'è che abbiamo noi? Abbiamo rapidità, no? Sì, aumenta la rapidità. Andiamo di bomba incendiaria, almeno fa un po' di danno ogni volta che tocca a lui. Ok,
gli ho fatto anche un colpo. Spacca ancora di nuovo. Lui si becca un po' di danni in più. Possiamo fare 300 danni così. Ottimo. Congelamento anche. C'ha 80 di energia, quindi abbiamo vinto praticamente. Adesso tocca a noi, quindi addio Caldeus. Molto bene, 315 di esperienza, livello 23 anche per Monica e Garrison, impalamento e fioritura mortale. Adesso vediamo che cosa sono. Abbiamo le assaltatrici gemelle di Caldeus, quindi le pistole. E quindi ce l'abbiamo fatta. Quindi è un equipaggiamento per Monica. Sì, wow, assaltatrici gemelle di Caldeus. Caldeus era solito tendere agguanti alle sue vittime ignare in modo da poter vedere l'espressione del loro volto mentre prendeva la loro vita. Imboscata di Caldeus aumenta il potere d'attacco di 1506 punti e la probabilità di effettuare colpi critici del 10% per la prima azione in combattimento. Quindi il primo colpo fa malissimo perché mi va su a 3000 l'attacco fisico il primo turno, che è di più di Garrison. Quindi questa è un'arma decisamente interessante. Quindi molto bene, mi ho recuperato un'arma molto molto interessante. E direi che però è arrivato il momento di fare anche un cambio di parti, quasi quasi. Queste le avevamo già lette, no? Sì. Ok, quindi abbiamo visto tutta la storia di Caldeus, abbiamo recuperato un'arma molto interessante. Vediamo ancora di fare qualche giretto interessante da altre parti. Ok, eccoci tornati, ho messo gli altri tre, come potete vedere li ho sistemati per bene. A quanto pare qua c'è il punto esclamativo, quindi parliamo un po', meno chiacchiere, più botte. Addestramento, ce l'hai fatta e anche le prove, non ero solo. Ora puoi attingere alla tua vera capacità di combattimento. Non avere esitazioni, non temere, non era la mia natura. E quindi abbiamo anche l'omni assalto di Alumon. Quindi in questo caso abbiamo, devo vedere anche come siamo messi, sì, devo sistemare un po' di cose. Voi tre avete tutti e tre l'ultra assalto, come potete vedere. Macchina da guerra, potenza di Armus e distorsione temporale. Ce l'ha anche Red Monica, ce l'ha anche Alumon, manca solo quella di Garrison adesso. E quindi credo abbia a che fare con l'arena, se non mi ricordo male, giusto? Garrison, sei già stato nell'arena, se vuoi diventare più forte, quello è il posto che fa per te. Ora che... ok, vediamo di andare all'arena magari a fare questa cosa. Nel frattempo, cacce sono saltate fuori? No, ok. Quindi facciamo un attimo un saltino all'arena, però prima dobbiamo ricambiarci, secondo me. Ci mettiamo un attimo di nuovo gli altri tre. Perfetto. Quindi un attimo, ritorniamo velocemente di là. Ritorniamo velocemente all'arena, così vediamo se riusciamo a combinare di fare questa cosa. Cosa interessante, allora, la sventura, che è la cosa di terzo livello, infligge sventura a un nemico che subisce 7000 danni magici dopo aver compiuto 4 azioni. Quindi è una specie di morte del tutto dopo un po' di tempo, insomma. Quindi facciamo un giro qua all'arena di Tolkas, combattiamo, vedi ricompense, vediamo se c'è scritto la ricompensa. Vulcano, Tommy, scheggia gloriosa del campione, frammento di lama, conferito al campione, devo fare 3400 voti, sto vedendo se c'è qualcosa di interessante, qua c'è un'armatura interessante, c'è l'emblema, cavaliere della tempesta, questa è una lama molto interessante. Se riusciamo a prenderla, e questi sono i pugni per Galli. Il bastone possiamo anche farcela forse. Combattiamo e andiamo a livello veterano. Vediamo un po' che cosa riusciamo a combinare. Ok, ci siamo presi un bel po' di legnate. Questa prima cosa però siamo riusciti a recuperare il bastone del cuore di Golem e un tomo della conoscenza minore, perché abbiamo comunque fatto un nuovo record effettivamente con 450. C'è ancora un bel po' di strada da fare, siamo quasi a livello bronzo. Vediamo cosa abbiamo recuperato. Ho sprecato pochissima roba, devo dire. Questa però è un'arma che fa abbastanza schifo rispetto a quello che ho.
è metà praticamente di quello che ho. Tomo della conoscenza lo usiamo pure. E quindi adesso abbiamo i vari potenziamenti sui ragazzi qua da sistemare. Tra l'altro non avevo neanche messo questa cosa in più, quindi forse è anche meglio impostarli velocissimi. Qua ci mettiamo aumenta il danno dei critici e qua ci mettiamo probabilità di schivata, no, rapidità. Ok, quindi questo è quanto. Vediamo magari di fare una prova. Cosa facciamo? No, torniamo indietro allora. Torniamo indietro un'altra volta. Quasi quasi, ecco, andiamo un attimo alla caverna di Balefire, che è qua vicino ad Arsway. E vediamo un po' se adesso che abbiamo questo specchio possiamo aprire finalmente questa zona della caverna, che se non sbaglio è questa. Se no, no. No, questa è la grotta di Banog. Caverna di Balefire è... dov'è allora? È sotto qua. Qua c'è la costa dell'assedio con... non è in costa dell'assedio, ma è verso sud. Qua c'era questo, eccolo là, la caverna di Balefire. Magari andiamo di là. Facciamo un po' il giro degli scemi adesso, però va bene lo stesso. E poi dal prossimo episodio vedremo di cominciare ad esplorare la zona nord. Qui c'è... tra l'altro qui c'è lui, ci possiamo ancora parlare? Ok, abbiamo già preso tutto. Lui ci può vendere un po' di questi materiali, ma va bene, sappiamo che se ce ne dovesse mancare qualcuno ce li abbiamo lì. Lì c'è l'abisso che abbiamo già affrontato e qua appunto c'era la caverna di Balefire. Quindi vediamo subito e in caso appunto nel prossimo episodio mi vedrete giocare con gli altri tre. Magari provo a fare qualche esperienza in più giusto per portarli a un livello un po' più decente e cominciamo a esplorare la zona nord. Succede qualcosa? Sì, succede qualcosa. Quindi possiamo andare in un'altra zona. Vediamo un po' che cosa c'è qua. Questa statua traboccante di lava ha un'incisione sulla base. Che la gloria del Signore della Vampa illumini il nostro cammino, guidi le nostre idee e liberi il fuoco che alberga in tutti noi. Greenwald, lo scultore del fuoco. Ok. Striscia della conflagrazione, pietra dell'alba corrotta, erba vampiro e componenti epiche. Tutta roba molto interessante. Che cos'è? Allora, questa e questa sono tutti per costruire sono oggetti di crafting. Questa è striscia della conflagrazione. Vediamo subito quanto forte è. Da 200 di attacco fisico, da un bel po' di attacco fisico in più. Glielo diamo allora a qualcuno degli altri tre. E ci vediamo quindi al prossimo episodio. Io sono Este Brave, grazie ancora per aver seguito questo let's play fino a questo punto. Ci vediamo alla prossima puntata. Namaste. We'll be right back.